l'attenzione delle istituzioni, in maniera particolare del Ministero, su una questione che è stata opportunamente sollevata dalla dottoressa Pacifici, cioè relativa, ne parlavamo con il professor Mangiaracina, relativa ai centri antifumo che a mio avviso possono rappresentare una significativa svolta nel problema del tabagismo. È stata più volte formulata la richiesta di inserire i centri antifumo nei livelli essenziali di assistenza, speriamo che questa volta l'ennesimo appello possa essere recepito da chi ha responsabilità di governo. E poi un altro, non appunto, un'altra considerazione, un'altra valutazione che mi sento di poter fare è che dei centri antifumo che sono stati presentati sul piano numerico bisognerà prima di ogni cosa verificare quelli che realmente funzionano, perché alcuni di essi esistono solo perché c'è la tabella. E poi, se mi è consentito, e lì gradirei che i relatori eventualmente esprimessero la loro opinione, se mi è consentito fare un'altra considerazione sulla allocazione di molti centri antifumo che, essendo nei locali del CERT, molto spesso non vengono presi in considerazione perché lo stigma che colpisce i tossicodipendenti che frequentano quelle strutture, c'è la paura che possa essere attribuito anche, possa essere assegnato anche a coloro che da semplici fumatori si troverebbero a frequentare quei locali. Per cui una proposta operativa potrebbe essere quella di distinguere strutturalmente il centro antifumo dai CERT. Non desidero aggiungere altri elementi che possibilmente potranno essere sviluppati nel corso degli interventi, e do immediatamente la parola alla dottoressa Galeone, che in rappresentanza del Ministero della Salute parlerà delle azioni dello stesso contro il tabagismo. Grazie, buongiorno a tutti, sono come al solito molto contenta di prendere parte a questo incontro tradizionale in occasione della giornata mondiale senza tabacco, e che quest'anno per la prima volta ospitiamo presso il Ministero della Salute, proprio perché viene a coincidere con la settimana europea per la lotta contro il cancro, e quindi, come sapete, nel pomeriggio ci sarà una prosecuzione di questa giornata con un evento che è proprio promosso dalle leghe europee che si occupano di lotta al cancro e che vuole appunto focalizzare quest'anno la sua attenzione in questa giornata sul problema del fumo e sugli aspetti che sono già stati ricordati dell'influenza anche dell'industria nel orientare le scelte delle persone, quindi nel sostenere il proprio settore. Sono anche molto contenta di aver sentito le opinioni dei relatori che mi hanno preceduto, sia ovviamente per alcuni elementi positivi che sono emersi, ma anche e soprattutto per quello che è stato sottolineato da tutti, cioè la necessità di non arrendersi di fronte una situazione che ancora è comunque critica, e non al tempo stesso accontentarsi, tra virgolette, dei risultati che sono stati raggiunti. E questo è un po' anche il senso dell'impegno del Ministero della Salute, che proverò in questa mia relazione a sintetizzarvi, che, come ha sottolineato il dottor Oleari, si trova un po' al centro tra la necessità di partecipare all'azione di contrasto al fumo, così come in genere la definizione di politiche in tema di salute e in collaborazione con gli organismi internazionali quali l'OMS e l'Unione Europea, e dall'altra parte a mantenere questo ruolo di indirizzo e anche di accompagnamento degli interventi e delle politiche che vengono realizzate a livello territoriale nelle nostre regioni e in particolare nelle nostre aziende sanitarie. Comincio, è stata citata la dottoressa Margaret Chan, il direttore generale dell'OMS, che non perde occasione di sottolineare l'importanza dell'azione di controllo al tabagismo, sia attraverso l'attuazione della Convenzione Quadro del controllo del tabacco, sia attraverso qualsiasi sforzo che una nazione possa mettere in campo nei confronti di questo problema. Perché appunto, al di là di alcuni risultati che sono stati raggiunti, le stime fanno prevedere la possibilità di un aumento del numero dei fumatori nei prossimi anni, se non si continuerà a prendere dei provvedimenti, anche in relazione all'aumento della popolazione e soprattutto alla caratteristica che la percentuale di fumatori continua ad essere particolarmente elevata
nei paesi a basso e medio reddito o all'interno dei singoli paesi nelle classi sociali più svantaggiate dal punto di vista socio-economico. E sottolinea anche una cosa molto importante, cioè il fatto che comunque le strategie di intervento sono ancora attualmente, e questo vale in tutti i paesi OMS, ma vale anche per il nostro paese, sicuramente sottofinanziate. Mentre, come vedete, il tabagismo rappresenta ancora uno dei principali fattori di rischio di morte e di malattie in Europa, e per quanto riguarda anche gli anni di vita in buona salute che vengono perduti, il fumo di tabacco si trova ancora al primo posto. Questi sono dati di qualche anno fa, ma in realtà la situazione non si è modificata. Abbiamo visto prima i dati incoraggianti, in un certo senso, che ci ha presentato Roberta Pacifici. Questa è la situazione italiana sulla base dell'ultima rilevazione dell'Istat. Quindi il nostro auspicio è che a fine anno i numeri dell'Istat, così come quelli anche della sorveglianza passi, possano confermare i dati sempre immediati che ci fornisce ogni anno l'Istituto Superiore di Sanità grazie all'indagine DOXA, che fa riferimento proprio all'anno in corso. Però possiamo anche osservare che, per quanto riguarda la mortalità, in realtà il numero di morti attribuibili al fumo ogni anno permane intorno alla cifra degli 80.000 l'anno. C'è però da rilevare anche quello che pure sappiamo, che mentre nei maschi si osserva una graduale, seppur lieve, diminuzione della mortalità per malattie fumo correlate, nelle donne invece questo trend in diminuzione ancora non c'è, e questo un po' va di pari passo con le modifiche delle abitudini al fumo che si sono verificate nel sesso femminile, che di conseguenza hanno portato poi ad un aumento della mortalità nel corso degli anni, ed è uno scotto che ancora stiamo pagando attualmente. E quali strategie? Come dicevo, il documento guida attualmente è sicuramente la Convenzione Quadro per il controllo del tabacco, che si auspica che tutti i paesi che hanno aderito alla Convenzione, che l'hanno ratificata con provvedimento legislativo, che quindi è un impegno formale che gli Stati membri assumono nei confronti della Convenzione Quadro, siano in grado di stabilire una serie di misure che possono effettivamente, sia pure in maniera graduale, sia pure nel corso di degli anni, arrivare a ridurre gradualmente e sensibilmente la prevalenza del tabagismo e l'esposizione al fumo di tabacco, soprattutto a tutela delle generazioni presenti, ma anche delle generazioni future. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sintetizzato gli impegni che derivano dalla Convenzione Quadro? Attraverso questa strategia Empower, in cui ogni lettera sta ad indicare uno specifico campo d'azione su cui i paesi si devono impegnare, che vanno quindi dal monitoraggio, quindi dalla costante raccolta di informazioni sul consumo del tabacco e sulle politiche che vengono intraprese, anche perché il monitoraggio consente di valutare le nostre azioni e di metterci in condizioni di riprogrammarle e migliorarne quindi le capacità di agire e le potenzialità di efficacia. E poi l'azione ancora sulla protezione delle persone dall'esposizione al fumo passivo, che è un altro elemento fondamentale, e il sostegno a quanti vogliono smettere, la costante attenzione all'informazione nei confronti dei rischi per la salute che derivano dal tabacco, ed anche il costante controllo della pubblicità, della promozione, della sponsorizzazione. Questo è un punto importante perché nel nostro paese esiste ormai da anni un divieto completo di pubblicità che riguarda anche le sponsorizzazioni, ma come ci ha ricordato Roberta Pacifici, come vedete, le informazioni, la promozione dei prodotti del tabacco, soprattutto grazie ai sistemi come internet, continua, o in alcuni casi alle vere e proprie trasgressioni delle norme che dovrebbero essere più attentamente verificate, continuano ad aggiungere informazioni e quindi continua ad essere esercitata una pressione nei confronti delle persone. E poi l'ha sintetizzato con l'aumento delle tasse sul tabacco, il problema di stabilire misure sulla tassazione, sui prezzi dei prodotti del tabacco come strumento importante per ridurre i consumi da parte delle persone.
Qual è la nostra strategia nazionale? La nostra strategia nazionale, come sapete, è stata definita già nel 2004 insieme con le regioni nell'ambito del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il CCM, e questa strategia fu proprio uno dei primi atti formali del centro appena fu istituito. E successivamente la strategia è diventata parte integrante del programma di promozione della salute nazionale Guadagnare Salute, che è finalizzato proprio attraverso un approccio basato sul concetto della salute in tutte le politiche alla prevenzione delle malattie croniche, agendo sui principali fattori di rischio modificabili ed in particolare quindi il tabagismo, che nel nostro paese ne rappresenta ancora il primo. E la strategia ha tre elementi che sono apparentemente molto semplici: proteggere la salute dei non fumatori, ridurre la prevalenza dei nuovi fumatori, promuovere e sostenere la cessazione. Per ogni elemento sono state prese in considerazione delle azioni e sono sicuramente stati realizzati degli interventi. Diamo un po' quello che è successo. La emanazione della legge 3 del 2003, la cosiddetta legge Sirchia, è stato sicuramente un momento fondamentale nella nostra normativa, soprattutto perché consentì di cambiare l'approccio culturale al problema del fumo, in quanto il non fumare veniva considerato la norma e il fumare rappresentava l'eccezione soltanto in alcuni casi specifici, e inoltre perché la tutela veniva estesa a tutti i cittadini e non come nelle normative precedenti limitata soltanto ai soggetti che usufruivano eventualmente di un servizio pubblico presso pubbliche amministrazioni. Però ovviamente è necessario anche sostenere l'applicazione della legge e monitorarne l'effetto, tenendo conto che poi dalla legge non ci si può aspettare la soluzione del problema fumo, perché la legge ha un obiettivo molto importante, che è quello di tutelare la salute dei non fumatori, e come effetto accessorio ha portato a una diminuzione almeno iniziale del numero dei fumatori, e anche importanti effetti sulla salute. Voglio ricordare la diminuzione del numero dei ricoveri per infarto miocardico acuto, che attraverso diversi studi è stata confermata in relazione proprio con l'applicazione della legge. E quindi cosa è stato fatto? Sicuramente siamo riusciti in qualche modo a garantire un supporto costante e anche un monitoraggio della legge. E questo sia attraverso i controlli che ogni anno i carabinieri per la salute fanno sulla base di un piano di ispezioni che viene concordato con noi, con il Ministero, ma anche attraverso i controlli e le indagini delle regioni e delle ASL, soprattutto perché le regioni e le ASL, grazie anche a progetti promossi dal CCM, hanno proprio definito dei protocolli di azione comuni, in modo tale da avere quindi una metodologia di intervento standardizzata che quindi favorisce la raccolta di elementi ed anche il controllo nei diversi locali. Questo ovviamente non significa che lo sforzo è stato compiuto e che non ci sono altre azioni da fare, sicuramente si può fare ancora molto. È stato già detto che la maggior parte degli italiani sarebbero favorevoli ad un'estensione del divieto in alcuni ambiti, anche se con qualche riserva per gli stati, ad esempio, che sono qui citati. Sicuramente questo è un elemento che potrebbe essere preso in considerazione. Una ulteriore estensione della tutela, anche in spazi all'aperto, che però rivestono una importanza fondamentale anche in termini preventivi e in termini educativi. E penso quindi alle pertinenze delle scuole o agli spazi pubblici all'aperto degli ospedali o anche in parchi pubblici e, come dicevo, agli stadi. A questo riguardo bisogna dire che alcune regioni, quindi torniamo quindi alla delocalizzazione delle politiche a livello regionale, alcune regioni con provvedimenti propri hanno attuato misure di questo genere, però ovviamente sarebbe importante riuscire ad avere a livello nazionale una copertura e quindi una maggiore tutela, soprattutto ad esempio negli spazi all'aperto delle scuole, proprio per la valenza anche educativa di questi ambiti. E un passo ulteriore sul quale si può cominciare a ragionare potrebbe essere anche quello dell'eliminazione della possibilità di allestire aree per fumatori, almeno in alcune strutture
anche perché i dati di cui siamo in possesso dimostrano che in effetti in realtà la legge è stata applicata senza, quasi nella totalità dei casi, la necessità di allestire questo tipo di sale. E mi riferisco soprattutto agli esercizi di ristorazione, perché in realtà oltretutto negli esercizi di ristorazione la previsione delle sale riservate per fumatori in qualche modo mantiene un ulteriore elemento di rischio, perché in queste sale sono comunque presenti, seppure in maniera occasionale, presenti le persone che lavorano nella struttura, quindi sono i camerieri che sono addetti al servizio, quindi non è espressamente riservata esclusivamente ai fumatori, ma comporta anche l'esposizione di lavoratori. Quindi almeno in queste strutture, visto anche che ne sono state create veramente pochissime, e gli stessi dati che ci vengono da Confesercenti ci dicono che nella maggior parte dei casi anche quelle che sono state create poi alla fine non sono state utilizzate come tali, perché la legge è stata applicata normalmente, potrebbero in qualche modo essere eliminate. Ci sono sicuramente delle criticità. La legge Sirchia in qualche modo, come dicevo prima, ha fatto passare erroneamente il concetto che il problema del fumo in qualche modo sia stato risolto, e quindi forse c'è stato negli ultimi anni un calo dell'attenzione da parte dell'opinione pubblica su questo tema. Questo calo di attenzione si è riscontrato anche da parte di alcune società scientifiche, da parte delle associazioni dei pazienti, da parte dei medici di medicina generale. Alcune volte ci capita di vedere documenti, atti, in cui si dice mentre il problema fumo è stato brillantemente affrontato dalla legge Sirchia, ci sono altri problemi, mentre invece avremmo bisogno di un maggiore sostegno anche per la definizione delle strategie e delle politiche da parte di tutti quelli che sono coinvolti nella promozione e nella tutela della salute. E poi, ecco, parlavo di ampliamento delle tutele, quindi attraverso atti normativi, però vediamo che poi nel Paese ci sono delle difficoltà, che nuove proposte che pure portano delle modifiche importanti nell'ambito della normativa compiano il loro percorso parlamentare. Faccio ad esempio l'esempio della legge Tommasini Marino, che ancora non è completato il suo iter. Vi dicevo del rispetto della legge, questi sono i controlli dei NAS. Vedete che a partire dal 2005 sono stati effettuati in tutta Italia oltre 21.000 controlli. I risultati permangono positivi, perché la legge è in genere rispettata e il numero delle percentuale delle multe per chi fuma dove è vietato oscilla tra l'1,8% del 2005 fino al 3,6% del 2009. E questo per quanto riguarda chi fuma. Ovviamente ci sono anche sanzioni per quanto riguarda mancata esposizione dei cartelli o altre irregolarità nell'applicazione della norma. E per quanto riguarda sempre le sanzioni per chi fuma dove è vietato, vedete che il maggior numero delle sanzioni è stato ancora elevato in ristoranti, pub e pizzeria. Però è importante sottolineare che anche gli ospedali continuano ad essere il luogo dove si viene di più multati, almeno nell'ambito di questi controlli, per aver fumato dove è vietato. E questo quindi è un altro elemento sul quale dobbiamo mantenere alta l'attenzione. C'è però anche, come vi dicevo, l'azione delle regioni, e questo progetto promosso dal CCM e coordinato dalla Regione Veneto ha cercato da una parte di definire un sistema permanente di monitoraggio per la rilevazione del rispetto delle normative sul fumo, e poi ha effettuato anche una indagine attiva nelle diverse regioni per verificare l'impatto della legge. Il progetto prevedeva un controllo in almeno 50 locali per ogni ASD partecipante, soprattutto abbiamo visto i locali della ristorazione come esempio di luogo non della pubblica amministrazione in cui effettuare una verifica, ricavati da elenchi presi dalle pagine gialle. E lo studio prevedeva un questionario autosomministrato per i proprietari o i gestori dei locali e più una parte osservazionale da parte degli operatori che riguardava la presenza di fumo o di fumatori nelle strutture che venivano esaminate. Come vedete, il rispetto della legge permane molto alto,
dal 98% del Friuli in Veneto e si mantiene superiore al 90% anche nelle regioni del centro. Ci sono solamente le regioni dell'Italia meridionale, in particolare Sicilia e Calabria, dove la percentuale di rispetto scende e si attesta al 78% e al 71% rispettivamente. Però complessivamente su un totale di 1300 locali visitati la percentuale di rispetto rimane alta, intorno all'89%. Questi sono alcuni confronti rispetto ad altre indagini che sono state fatte negli anni precedenti e quindi vediamo come cambia la presenza dei fumatori da periodo prima dell'entrata in vigore della legge ai dati attuali, o come c'è stato un lieve aumento della presenza di fumo visibile, odore di fumo, ma complessivamente si può dire che insomma, la legge continua a tenere in tutte le regioni italiane. Ridurre la prevalenza dei nuovi fumatori. Qua entriamo nel campo quindi della prevenzione degli interventi rivolti ai giovani e quindi anche dell'importanza degli interventi di informazione, di educazione, di comunicazione anche multimediale. Quindi andiamo dagli interventi nelle scuole alle campagne istituzionali a livello nazionale focalizzate sui giovani. In realtà anche in questo caso molte azioni sono state messe in campo perché sono stati attivati programmi di prevenzione nelle scuole, a partire dalle scuole materne fino alle scuole superiori, cercando di scegliere alcune progettualità che presentavano i caratteri almeno di buone pratiche. Sono state effettuate campagne educative per target specifici, alcune di queste sono ancora in corso, e poi a questo si aggiungono gli elementi che derivano dalla normativa europea, come le nuove etichettature sui prodotti del tabacco, la direttiva del 2001. Dottoressa, ancora un minuto a disposizione, sì. Grazie. E gli interventi su prezzi e fiscalità. In realtà però si può fare ancora molto, è necessario aumentare la copertura degli interventi rivolti ai giovani e coinvolgendo anche i ragazzi al di fuori soltanto del contesto scolastico. L'utilizzo di nuove modalità di informazione, vediamo quanto è importante il web, è uno strumento fondamentale per agganciare i target su cui vogliamo intervenire e soprattutto è necessario garantire la continuità negli interventi, non fare interventi spot ma che abbiano una durata nel tempo, e questo vale soprattutto per gli interventi nelle scuole. Bisogna raggiungere una copertura tra virgolette quasi da vaccinazione dei ragazzi per poter dire che poi questi interventi sono effettivamente efficaci. E poi ci sono gli interventi sull'etichettatura e il confezionamento, è stato accennato agli aspetti legati all'uso dei pictorial warning o al pacchetto generico, alle modalità di esposizione. Questi sono temi molto complessi da affrontare perché appunto, come ricordava il dottor Oleari, comportano una serie di problemi, ma sicuramente affronteremo anche questi. E poi abbiamo in programma, e questo spero che possa essere fatto in tempi rapidi, di elevare il divieto di vendita ai minori di 18 anni e soprattutto di assicurarne il rispetto. Io mi prendo come padrona di casa un minuto in più, quindi vado un po' avanti. Questi sono i dati sugli... sono i dati sugli adolescenti della indagine sull'Health Behavior in School Age Children, che come vedete è un dato importante, che c'è un salto nel fumo, nei fumatori quando si passa dai 13 ai 15 anni. E un elemento importante che è collegato anche al rispetto del divieto di vendita ai minori, che i ragazzi intervistati, oltre a dichiarare anche, come ha già detto la Roberta Pacifici, che ricevono informazioni via web sui prodotti del tabacco, ma il 92% ha dichiarato anche che acquistano sigarette dai rivenditori senza che nessuno si preoccupi mai di chiedere se hanno l'età legale. I dati sulle vendite di sigarette sono già stati riportati e sottolineo anch'io l'importanza della particolare attenzione al tabacco trinciato, che seppure ancora il 3,2% del mercato è sicuramente particolarmente appetibile nei confronti dei ragazzi perché ha un costo più basso rispetto alle sigarette tradizionali. Per quanto riguarda la cessazione, molti temi sono già stati affrontati. Quello che però secondo me, oltre al sostegno ai centri antifumo, è importante diffondere una formazione al colloquio motivazionale breve.
perché i dati che abbiamo è che il medico o l'operatore sanitario o anche altri operatori che si possono interfacciare con le persone non hanno una formazione adeguata per porsi nei confronti del fumatore con un atteggiamento proattivo e quindi non stigmatizzandolo, colpevolizzandolo, ma aiutandolo nel trovare la motivazione per smettere. Questo secondo me è un elemento molto importante. Così pure è stato ricordato l'importanza dei farmaci che adesso esistono, ma resta il problema del costo dei farmaci che ancora adesso è a carico completo del fumatore e, come dicevo, lo scarso ricorso al CAF è già stato riscontrato e la scarsa diffusione del minimal advice da parte dei medici di medicina generale. Roberta Pacifici ci diceva che i fumatori hanno la percezione di essere in buona salute e però vediamo che ci sono una percentuale notevole di fumatori che già invece appartengono a categorie a rischio e su questi probabilmente dovrebbe essere focalizzata particolarmente l'attenzione da parte del medico di medicina generale che sicuramente è in contatto con queste persone per intraprendere quindi delle strategie efficaci di intervento. Questi sono per esempio il totale dei progetti che il Ministero ha finanziato negli anni e questo per dire sicuramente un elemento positivo, cioè l'attenzione che è stata posta al problema fumo, ma d'altra parte, come diceva la Chan, un numero di risorse sia pure elevate investite che non può assolutamente confrontarsi con quello che nello stesso periodo lo Stato incassa sotto forma di tassazione delle sigarette e insomma sarebbe auspicabile che almeno una quota di queste somme potesse essere destinata ad interventi in generale di promozione della salute se non specificamente sul tabacco. Voglio ricordare però che nell'ambito del nuovo piano nazionale della prevenzione tutte le regioni che hanno presentato progetti, quasi tutte, hanno presentato anche progetti sul tabagismo che affrontano aspetti diversi, quindi non soltanto la promozione del non fumo nelle scuole, quindi interventi di prevenzione nelle scuole, ma anche interventi a sostegno dei lavoratori presso strutture lavorative o in generale interventi a sostegno della cessazione. E questo è anche un elemento importante perché vuol dire che in tutte le regioni comunque c'è l'attenzione al tema. In conclusione bisogna proseguire nell'attività di sorveglianza, è necessario mantenere alta l'attenzione al problema, bisogna questo da parte anche nostro come istituzione sviluppare una capacità di negoziare con gli altri enti, le altre amministrazioni che sono coinvolte sul tema del tabacco per definire delle politiche e interventi normativi tenendo conto che il nostro obiettivo di tutela della salute è un obiettivo assolutamente irrinunciabile. E poi continueremo a portare contributi concreti nel processo di revisione della direttiva. Recentemente, il 7 marzo, è stata emanata la direttiva della Commissione che modifica l'elenco delle avvertenze sui prodotti del tabacco e adesso abbiamo avviato l'iter di ricepimento della direttiva proprio per rinforzare il messaggio che in questi anni ha perso l'incisività e quindi sono state sostituite le avvertenze con altre. E continueremo quindi a partecipare alle attività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come dicevo, per sviluppare la capacità di negoziazione interna al nostro Paese è stato istituito presso il Ministero un tavolo che accoglie anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole che sono quelli coinvolti nelle tematiche del tabacco e questo tavolo sicuramente si è confrontato per alcuni aspetti e prossimamente si confronterà anche in vista della quinta conferenza delle parti prevista a Seul il prossimo novembre. E questo per concludere, è possibile, è necessario, questa è anche la dichiarazione del segretario delle Nazioni Unite che ricorda la necessità per i governi di continuare ad impegnarsi in questo settore. Grazie.